Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Gianni di Hobby Fishing. Stiamo iniziando un'altra giornata di pesca a bollentino in diurna. Siamo appena arrivati sul nostro posto. Abbiamo appena finito di calare l'ancora e vi faccio vedere che albeggio che c'è, che è la fine del mondo. Guardate ragazzi. Questi sono veramente dei panorama da vedere fantastici. Dovremmo avere una giornata abbastanza buona, stando al meteo. E niente, adesso andiamo di poppa a vedere gli amici. Un bel gruppo di Como. Eccoli qua, già tutti pronti. Leggiottino di roba. Qui c'è il tuo Puglio. Bene, stiamo pescando su un fondale di 50 metri, come sempre. Abbiamo una serie di scogli tutto intorno a noi. E ragazzi, come dico sempre, buon mare a tutti. Andiamo avanti col video. Ciao. Ecco Fulvio che inizia subito, ci siamo appena fermati. Ernesto, no? Ernesto, vabbè, cominciamo subito. Ernesto. Ma che belle testatine, Forse una mattina, forse. vediamo, vediamo. Vabbè, i pesci che normalmente si insidiano sono tanute, orate, pagelli, pagri, dei bei saraghi anche, abbiamo preso 2 giorni fa. C'è parecchia corrente stamattina, però va bene, basta mettere un po' di piombo. Eccolo che arriva, eccolo che arriva, eccolo che arriva. È una bella tanutta. Bella, bella. Brava Che bella roba, ragazzi. Ernesto, faccela vedere bene. Bravo, complimenti Ernesto, bravo, bravo. Altro pesce in canna, altro pesce in canna. Guardate, ancora deve sorgere il sole. Un altro pesce di là, tanto vediamo qua. Ah, oh, guarda che belle testate anche qua. Forza ragazzi con Hobby Fishing. Concentratissimo, è troppo concentrato questo Proprio ragazzo. fatica, no? Meraviglia. Occhio Dio che sei traverso. La corrente purtroppo lì non possiamo farci nulla, ma eccola che arriva, tanutta! Tanutta con il filo di qualcun altro. Bene, bene, dai. Qua ci abbiamo un altro pesce in canna. Ah, uno è stato tirato su adesso di qua. Bravo. Per la sua prima esperienza in barca. Però, prima no, però ecco. Colombi fishing alla prima. Sì, qualcuno di qua sì. Recupero, sennò Eccola lì la tanuta che arriva. Devi aprire l'archetto e lasciargli un po' di filo, in maniera che lui può recuperare il pesce. Ah, ce ne sono due, ce ne sono. Due, una coppiola. Una lì, adesso come alza la canna sotto l'altra. Bene ragazzi, bene. Vieni qua, dico. Ah, Vieni qua. che meraviglia. Bene, bene, bene. Apri un po' Bravo, la bocca, complimenti. apri la bocca.
Eccoci qua. Nicolas. Qui ci abbiamo, oh guarda qua, ferrata in diretta anche qua. Anche di qua, Dove? Anche di qua? Mamma ragazzi. Vediamo qua il primo, eccoli che arriva. Sugarello! Sugarello e Tanutella. Quella lì la rilasciamo perché è proprio piccolissima, eh. Il sugarello no perché è bello. Buono fritto. Adesso così. Ci fa qua, eccola, guardate ragazzi di là, Tanuta. Bravo ragazzo. Sono svegliati. È bello l'orario questo, eh. Ci fa vedere gentilmente il rilascio, Nicolas. Pagello bastardo. Qui è un pagello bastardo. Bravo, guarda. Bravissimo, complimenti per la cattura e complimenti anche per il rilascio. Bravo. E ancora lui, e ancora lui. Belli, belli ragazzi, forza. Esca utilizzata gamberetto o mazzancolla, qualcuno usa anche qualche strisciolina di calamaro, eccole qua, guardate, strisciolina di calamaro, eccolo che sta arrivando, arriva, ma che bella tenuta, eccola, ma bravo, bella roba, eh? Male. Bene, dai. E Nicolas ancora col pesce in canna. Questo qua è molto evidente che è un pesce più bello di quello di prima, sicuramente è una tanuta. Da delle testate molto evidenti. È impegnatissimo. Beh. Stai usando anche una canna che pesce ne ha presi tanti, eh? Come dicevo prima, rodata. Quella canna ne ha presi tanti di pesci, ma tanti. Qui ci abbiamo il gruppetto di poppa, quattro amici, tutte e quattro con la canna Nautilus. Quattro amici al bar, trasferiti a Savona, sul Tornado. Eccola che bella! Bella tanuta! Bella, molto bella! Ma che padellone! Girati Nicolas, fai vedere anche la tua faccia! Eccola! Bellissimo, bravo! Complimenti! Hai visto che il rilascio di prima ti ha ripagato? Il mare è generoso! Ce l'hai? Sento qualcosa, ma se è roba piccola! Non mi ha chiamato, però... Tanuta, doppia cattura, tanuta e pagellotto bastardo, no, quello lì da rilasciare, sì, quello lì lo rilasciamo, quello è un pagrotto piccolino, un pagro. Bravo, aspetta, facciamo vedere il rilascio agli amici, facciamo vedere che rispettiamo le regole. È andato bene, complimenti. Nicolas ha catturato un'altra tanuta, ma roba di 10 minuti, cioè le tanute tutte. Bene, dai, c'è? No. Eccoci qua, abbiamo fatto il cappone ragazzi, a Bolentino. Bello, eh? Dai. E qua un'altra tanuta, ma che bella. Bellissima questa tanuta. Faccela vedere.
Sei contro luce, porca miseria, non ti si vede la faccia. Vabbè, chi se ne frega. Ah no, così sì. Bene, bene. Ottimo. È l'orata, è l'orata. È arrivata la prima orata a bordo, bravissimo. Complimenti. Ce l'hai, Fra? No? Falsa allarme. Ecco che sta spuntando il nostro sole, il nostro amato sole, ragazzi. Che spettacolo. In barca al mare, a novembre. Che bello. Non vedo le testate. Diciamo che la mangiata c'è stata, perché è stata molto evidente. Esatto, vediamo cosa c'è. Un pagellotto. No, questo qui è fragolino. Sì. È l'orata! Porca miseria, ci siamo appena fermati, ma che bella! Io non arrivo a scegliere il telefono. Sì, penso. Devo fare il cacciere lì. Girati di qua, Telemaco. Gira di qua. No. Bella. Bella, bella. Complimenti. Ma dai. Alza, 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 facci vedere. Quanto acqua alto perché sono i cari. Bello, bellissimo. Ma che bel padrone. Bello. Complimenti. Coppiola. Coppiola di orate. Adesso puoi rilasciarla. Alzala un po' di più, così ti riprendo anche a te. Figa, ma che segno che c'ha dentro? Belle, belle. Ma che cagnata che c'ha quello lì. Ma che segno? Anche dall'altra parte ce l'ha il segno. Pesa. Pesa parecchio. Vedo poco in mare però, c'ho il sole. Tu non lo vedi. Ok. Riprendo a te. Sì. Sorridi. Fai il telefono. Renato, vieni, vieni perché sono già col nylon, Preparati un altro cappone. Un altro cappone. È un altro cappone. Vieni, Eccolo qua, un altro. Un po' più piccolo, però. Va nel ghiaccio. Bene ragazzuoli, ancora qui ragazzi a poppa, viene su bello pesante, sempre l'amico di prima che ci ha fatto una coppiola di orate, vediamo, oh, bello, 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 vai, 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 dai, guarda che belle testate, siamo tutti qua a guardare a te, guarda che bella, che meraviglia, che meraviglia. Renato è già pronto col guadino. Che bei pesci che stanno venendo su. Cos'è? Un'orata. Ancora orata. Oh, di là, in diretta, guardate. Allora, un'orata in guadino qua. Fantastico. Devi stare qua ancora, mi sa Renato. Con piacere. Guardate, guardate che testate.
una dietro l'altra. Vai Telemaco. Belle, belle testate. Belle testate, ragazzi. È facile. Ma che testate. E picchia picchia. E picchia picchia. Vai Telemaco, forza. Eccola lì, l'altra orata, ma che bella, ma che bel padellone anche qua. Fantastico, che giornata che sta venendo fuori, che giornata. Alza Telemaco, alzala di più, fantastico. Bravo, complimenti. Grazie. Bravi ragazzi, bravi tutti. Faccio far fatica. Altro pesce in canna. Molto, molto pesante. Io penso che sia un po'. Facile. E da come tira, cioè da come è piegata la canna, sì, si è visto il colpo. Impegnatissimo, è impegnatissimo. Scusami, No? Cos'è? Un gronco? Un gronco? Eccolo lì. Un bel gronco. Ah, vi siete anche presi. Lo facciamo, lo lasciamo andare. Ah, non so dove fare. È sempre lui. È sempre lui con qualcosa di pesante, veramente, sta venendo su molto pesante. Beh, dillo che metti la cocaina sulle. Sì, infatti. Messa su apposta. Noi volevamo tenerlo segreto. Beh, comunque le canne Nautilus sono quelle che stanno facendo più effetto, La differenza stanno facendo le canne Nautilus. No! Occhio, 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 occhio. Piano, piano, che si spacca tutto. Al contrario, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua. Ok, dai che ci sei. Vai, vai, vai. Vai, ci sei. Vai, ma che stai grattando contro qua? Tanto guarda, tira sullo stesso. No, non è il problema. Telemaco. No! Fine gara! Fai il filo! No, no, pensavo che mi avvisavi! No, comunque è così bello. Ieri sera non dicevo. Speriamo solo che non sia un gronco. No, no, dai, non è un gronco. Che pinneggia. Che pinneggia. Mamma, ragazzi. Ma è una boga. Sì, sì. Una boga da record. Mamma, ma come sfriziona, ragazzi. E questa è la grappa di Cartizza. Questa è la grappa di Cartizza che ve l'abbiamo data alle canne. Avete messo la lascia, sì. Non lo so che pesce. Non lo sappiamo. Ci si è preso tutti e tomba l'aereo. Sì. Da come pinneggia una orata da un chilo e mezzo. Ma non si non si fa di spostamento a prendere. Infatti ha preso dentro tutto. No, è una letterata, un pesce così che veloce, vedi però. Il tonno rosso. Sì, è un tonno rosso. Guarda pesca! Guarda pesca! No, devi chiamarlo col dito. Devi chiamarlo col dito. Guarda pesca! Peccino! Peccino! Non lo ricordo, no. Cosa bellissima. Si comincia a vedere, eccolo lì. È sotto 10 metri. Sì, il tombarello. Da come gira? Sì, un tombarello. Bello, bello. Con quei riflessi lì. Preso! Ma che bello! È il tombarello, fantastico! Ma che bello! Ma che bello! Figa la sua giornata oggi! Mamma! È un tonno? Un tonno, ecco. Sì, è una letterato, una letterato.
è un alletterato. No, no, questo qui lo tienino, questo qua non si rilascia. È un alletterato. Bravo. Aspetta che ti dà la foto. No, no, questo è un alletterato. Tirati di qua per favore. Il cane gli stava portandovi la canna. Che bello. Bello, 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 bello. Bravo. Prima volta dal vivo. Fantastico. Sì. Sì, sulla mazzancolla. Eh beh, stavamo pescando a Bolentino. Compagno, è passato via. È passato per era dentro. L'amo. Non scappava non più. Non scappava più, Sempre lui, sempre lui. Terminetto. La sua giornata. Ma lo sgombro. A cavallo. Ah, di qua ci abbiamo un altro pesce in canna. Un cavallo. Cos'è? No, no. È un tombarello. Non vedi come tira? Tombarello. Sì, Osteria. Guardalo. Eccezionale. No. No, da provare, da provare. Allora, di qua ci abbiamo l'orata. Un limone, vieni. Un limone. Sì, sì, sì. Un limone? Sì. Un limone. Una ricciola. Ricciola. Ah no, è di qua a cavallo invece. Qua a cavalla. Oh, è bello che l'ho detto, perché ti manca solo la ricciola, figa. Pure la ricciola. Porca miseria. Pure la ricciola, gli ho detto. Grazie. Ti faccio. Prendi la ricciola. Ricciola è la mia giornata, no? Che storia, due pesci nuovi. Due una ricciola. Grande, grande. Bene ragazzi, la giornata è terminata, ci siamo divertiti, un po' di pesce è stato preso, posso dire che tutti gli amici qua a bordo del Tornado sono rimasti soddisfatti, adesso li andiamo a salutare e poi ci vediamo alla prossima. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate il like, che è molto gradito, attivate la campanella, così almeno sarete sempre avvisati dei prossimi video che farò per la nostra pesca a Bolentino. Dai, vi saluto ragazzi e come dico sempre, buon mare a tutti. Qua ci abbiamo la Costa Smeralda, siamo arrivati in porto, stiamo aspettando che si apra il ponte e qua ci sono gli amici che sono stati a bordo con noi. Grazie a tutti, grazie. Ragazzi, vi saluto, grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie.